Canada is a multicultural country. We talk that 50% of the Canadians we are immigrants. Wood Italy è una organizzazione non governativa che ha scelto quest'anno, dopo la Fiera di Roma, di venire a Bari per la prima volta e ha scelto Mullum Business Center perché si respira aria internazionale. Il progetto nasce tanti anni fa dall'incontro mio con la compagnia per cui lavoro, che è appunto Wood Education and Immigration Group, con sede a Toronto. Nasce dal progetto italiano, dall'aiuto verso i ragazzi italiani che vogliono venire in Canada. Working Holiday Visa è il primo passo. E poi percorsi di studio in scuole di inglese, college pubblici e privati per portarsi, diciamo, verso una potenziale emigrazione nel paese. Bari a quanto pare è una piazza interessante e ci sono molti ragazzi under 35 baresi che stanno scegliendo di partire per il Canada. Questo è un dato sul quale bisogna ragionare in maniera molto attenta e approfondita, proprio perché ci sono delle possibilità qui a Bari oggi, visto che Bari vive un momento turistico efficiente, le prospettive che lavorative probabilmente stanno crescendo, però il dato attuale è questo: molti giovani partono. Abbiamo un sacco di contatti di ragazzi pugliesi che sono già in Canada, che ci chiedono dalla Puglia direttamente di fare eventi per poter conoscere di più non solo i nostri servizi, ma anche i programmi offerti da tutte le istituzioni educative canadesi. I costi, le possibilità, i requisiti, c'è un forte interesse da tutta l'Italia e per noi Bari è una nuova scoperta e quindi quest'anno abbiamo detto perché no, andiamo a Bari. È un paese che mi affascina molto, soprattutto per il fattore multiculturale. E negli ultimi mesi mi stavo molto informando sulle esperienze che avrei potuto fare e su Facebook per caso mi è uscita questa pagina di Wood. Sono venuta da Brindisi apposta, sì. Vorrei un cambiamento forte nella mia vita, un'esperienza totalmente nuova e diversa. Vorrei provarci. Io vengo dal Senegal. Sono venuto in Italia prima per studiare, sto facendo la laurea magistrale in filologia moderna. Diciamo che mi considero come un cittadino del mondo. Mi piace molto andare alla scoperta di un'altra città, di un altro paese. Quindi mi sono detto perché no andare in Canada per crescere, per imparare e poi per riuscire nella vita in generale. Sono 3 anni che faccio delle esperienze all'estero. Sono andato in Australia, sono andato in Nuova Zelanda e adesso voglio provare il Canada come working holiday visa. Ho studiato, ho fatto economia aziendale, sono laureato. In Australia ho fatto 6 mesi di corso di inglese a Melbourne. Io ho fatto il cameriere la sera e poi ho conosciuto la mia ragazza che è giapponese e adesso vogliamo provare il Canada. Non è la prima volta che vado all'estero, ho lavorato in Germania. Cosa ti spaventa? Il clima? No, il clima no, veramente non mi spaventa perché vabbè, in Canada si sa che fa freddino, a me piace per dire il freddo. Tornare in Italia no, chiaramente, vorrei rimanere lì oppure spostarmi in Alaska oppure giù dal Canada, vediamo. Luoghi abbastanza caldi, diciamo. Sì, chiaramente. Io sono stato in Canada il mese scorso, diciamo, a trovare dei parenti, mi ha colpito sicuramente la mentalità canadese, anche i dati statistici, soltanto il 7% della popolazione è disoccupata. Il restante lavora, quindi partire per restare, diciamo, quello è l'obiettivo. E la mamma di Nice è contenta? Io diciamo che la cosa più importante chiaramente è il loro futuro, starà a lui decidere, anche se volesse restare in Italia non sarebbe male, farà quello che vorrà. È convinto pure oggi? Sì, sì, tantissimo, vorrei avere 30 anni in meno per fare anch'io la stessa esperienza. Il Canada anzitutto ha colto me personalmente, quindi non posso che dirne bene. È un paese che include e non esclude, non ci sono diversità di tipo razziale, culturale, religioso, siamo tutti ben accetti in questo paese e sicuramente non è un'immigrazione non controllata, anzi ci sono delle regole molto ben precise. Si cercano quasi sempre lavoratori ben qualificati e se la qualifica non è ancora presente, comunque ci sono sempre percorsi di studio che offrono a coloro che vogliono trasferirsi in Canada l'opportunità di formarsi secondo i programmi canadesi. È un paese che guarda bene verso l'altro, l'altro è un valore aggiunto, non è un qualcosa di cui avere paura e non esistono questi problemi proprio perché forse culturalmente non pensano in maniera problematica. Partite in maniera conscia. Non è un percorso semplice, ma un percorso
che può portarvi veramente tanto, la possibilità di scoprire una nuova lingua e potenzialmente anche la possibilità veramente di essere gli artefici del proprio domani, perché fare potere lì. E chiunque ha voglia di fare, in tutti i campi, nello studio, nel lavoro, è sempre di successo in Canada, sempre. Ciao Bariora, grazie mille, ci vediamo presto.